Salve a tutti, buon martedì e buona festa dell'Immacolata. In questa giornata vediamo insieme quali sono le anticipazioni delle puntate di Una vita che andranno in onda prossimamente. Finalmente Felipe troverà Marzia, Emilio invece si libererà di Ledesma una volta per tutte. Passo passo scopriamo insieme cosa succederà. In piena notte Mauro bussa a casa di Felipe. L'uomo è ubriaco, non si regge in piedi. Blatera alcune cose e pronuncia il nome di Teresa. L'avvocato ovviamente lo soccorre, cerca di farlo ragionare, ma non ci riesce. Mauro si accascia sul divano e si addormenta. L'indomani mattina Felipe è visibilmente adirato. Il comportamento del suo amico, così sconsiderato, ha rischiato di mandare all'aria tutti i suoi piani per ritrovare Marzia. Dopo una notte passata sul divano, Mauro si risveglia tutto dolorante e spiega a Felipe il motivo per cui aveva alzato un po' il gomito. Il giorno prima, infatti, era il primo anniversario di morte della sua Teresa. Averla persa è per lui un gran dolore. Felipe gli dice che capisce quello che prova, ma lo riprende perché ha paura di non poter più ritrovare la sua amata. L'ex commissario lo tranquillizza, deve fidarsi di lui e tutto filerà liscio. In casa Palacios tremano entrambi i matrimoni. Lolita e Carmen infatti si sono alleate e si sono piazzate contro i loro mariti, colpevoli di non fare le loro parti in casa. Don Ramon e Antonito arrivano addirittura a dormire in posti diversi, chi sul divano, chi in un letto differente. I due uomini provano anche a far pace con le loro consorti, però non ci riescono. Intanto, però, Lolita e Carmen hanno risolto i loro problemi e sono diventati grandi amiche. Emilio rivela a sua madre quello che sta facendo, sta indagando sull'Edesma e forse ha trovato un modo per allontanarlo dalla loro famiglia una volta per tutte. Intanto, a proposito di indagini, Genoveva e Ursula cercano di capire che cosa stanno facendo Felipe e Mauro. Hanno paura che si siano messi davvero sulle tracce di Marzia e che tutta la verità possa venir fuori. Se ciò dovesse succedere, loro finirebbero nei guai. Cesar Andrade manda un messaggio a Mauro e Felipe. Li invita a raggiungere la sua casa il prima possibile. L'uomo, entrato ormai in confidenza con i due, vuol far loro un regalo. Così li porta in una stanza dove ci sono tante ragazze e li invita a sceglierne una, ciascuno, per passare qualche oretta insieme. E lì Mauro conosce Yolanda, la sceglie e si apparta con lei. Felipe naturalmente cerca Marzia, ma non la trova, così deve accontentarsi di un'altra ragazza. Quando i due uomini si allontanano, arriva Marzia, alla quale Cesar chiede di preparargli un bagno caldo. Don Ramon e Antonito, intanto, provano a far ragionare le loro mogli. Vogliono tornare alla vecchia vita che svolgevano e alla serenità che ormai hanno perso. Padre e figlio però non riescono nel loro intento. Lolita e Carmen sono più unite che mai, anche nella volontà di non volerli perdonare così facilmente. Ad un certo punto però le cose cambiano, perché Antonito fa un bellissimo regalo a Lolita e Don Ramon, senza volerlo, fa ascoltare a Carmen una meravigliosa dichiarazione d'amore. Dunque, a casa Palacios torna la pace. Felipe ha la possibilità di conoscere meglio Cesar Andrade, è ormai convinto che in quella casa ci sia Marzia, così dice all'uomo di essere appassionato di bellezze brasiliane. Intanto Mauro conosce meglio Yolanda. Una volta tornati in hotel, l'uomo racconta al suo amico che non ha avuto nessun rapporto passionale con la donna, ma gli confessa che gli ricorda molto Teresa, anche perché ha dei nei uguali ai suoi. L'ex commissario rivela pure di aver rivelato a Yolanda che è lì per portare avanti un'indagine. Intanto proprio Yolanda parla con Marzia. In questa occasione abbiamo l'opportunità di conoscere ancora meglio la giovane brasiliana, perché racconta quanto è stata difficile la sua vita in passato.
Scopriamo che ad uccidere sua madre è stato proprio Andrade e che ha perso suo padre perché questo, dopo la perdita della moglie, diventò un alcolista. Dopo essere rimasta orfana di entrambi i genitori, Marcia ha svolto un durissimo lavoro in ferrovia, dove ha perso anche i familiari che le erano rimasti e i suoi amici. Felicia e la sua famiglia si liberano di Ledesma. La donna, insieme ai suoi due figli, organizza un pomeriggio insieme all'uomo e ai genitori di Sinta. Nel ristorante, davanti a tutti, Emilio dice a Ledesma che ha scoperto quello che ha fatto in passato. Ha causato la morte di alcuni operai che lavoravano insieme a lui. L'uomo nega tutto, si arrabbia e sferra un pugno in pieno viso al ragazzo. Emilio cade a terra e finge di essere morto, tra le urla di sua madre e sua sorella, che ovviamente sanno che è tutto finto. A quel punto entra in gioco José, che consiglia a Ledesma di lasciare subito Acacias e di sparire nel nulla, così per non farsi trovare dalla polizia. L'uomo così abbandona per sempre la città. Emilio, Camino e sua madre sono finalmente liberi. A casa di Andrade, Felipe sente una canzone suonata al pianoforte, la stessa che suonava la sua amata. Così, incuriosito, chiede al padrone di casa di poter conoscere la persona che sta suonando. Cesar non ci pensa due volte, acconsente e porta l'avvocato in una camera dove al pianoforte c'è Marcia. I due innamorati finalmente si incontrano, ma naturalmente fanno finta di non conoscersi. Alvarez Hermoso è felicissimo perché ha centrato il suo obiettivo. Cesar riceve una telefonata, per questo lascia solo Felipe, ma si porta via Marcia. La ragazza però, non appena può, corre dal suo amato e gli chiede cosa ci faccia a casa di Andrade. Felipe le spiega tutto e le dice che la porterà via da quel postaccio e che per lei è disposto davvero a tutto. Marcia ammette di aver paura per lui, gli consiglia di lasciar perdere e di dimenticarla. Lui però non vuole darle ascolto e le promette nuovamente che presto la libererà. I due si scambiano un bellissimo bacio e poi si separano. Yolanda vede e sente tutto. A casa Palacios è tornata finalmente la serenità, ma Ramon e Carmen hanno una notizia da dare ad Antonito e Lolita. Hanno deciso di trasferirsi. Non lasceranno Acacias e neppure il quartiere. Semplicemente hanno scelto di prendere una casa vicino al loro appartamento, così in modo da poter stare tutti tranquilli. Carmen però non sembra esserne molto felice e neppure Lolita. Le due donne ormai vanno d'accordo e non desiderano separarsi. Mauro dice a Felipe che ha saputo quello che ha fatto. Alle sue spalle si è recato da Cesar Andrade ed ha pure trovato Marcia, cosa che non avrebbe dovuto fare, visto che così si rischia di rovinare tutto. L'avvocato così capisce che il suo amico ha una spia che vive proprio tra le mura del ricco brasiliano e capisce che è proprio Yolanda. L'Alvarez Hermoso ripete all'ex commissario che per Marcia è disposto a tutto. Ora che l'ha trovata non vuole di certo perderla, non vuole assolutamente correre questo rischio. E poco dopo Felipe va proprio da Cesar Andrade, al quale dice di essere molto interessato a comprare Marcia, perché da quando l'ha vista non riesce a togliersela dalla testa. Per lei è disposto a sborsare qualsiasi cifra. La vendita però non va a buon fine perché l'arrivo di Mauro blocca tutto. E quindi queste erano le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita. Io vi rinnovo gli auguri per la giornata di oggi, 8 dicembre, e vi do appuntamento a domani.